Eccoci ragazzi, questo è il secondo giorno. Come avevamo detto che prevedevano pioggia, eccoci qua sotto il buco. Appunto. Partenze, allora, stamattina Andrea ha avuto varie partenze, soprattutto due catture di due specchi, uno di 14 e uno di 13 kg. Io non ho avuto niente di partenze, di catture. Sono il mezzogiorno appena scattato e aspettiamo che il tempo migliori perché non ce la facciamo più per mettere un telo per stare ancora più al riparo. La notte l'abbiamo passata svegli praticamente perché con le gocce che cadevano sulla tenda era impossibile dormire. E abbiamo fatto un accampamento perché dovevamo essere tutti vicini con le tende. Il diluvio qui è persistente già da qualche ora. Potete vedere la grondaia praticamente. Guardate, non è molto bene. Cosa dire? Aspettiamo il pomeriggio e vediamo stanotte se un po' migliora il tempo. Ed ecco l'amico Stefano che ha avuto una partenza. Eccomi. Bel pesce, è bella . La prima della giornata, io pensavo di fare bianca questa giornata, invece sbuca fuori questo bel esemplare. Andrea lo stimo sui 15, ma io non gli credo. Anche se... Fai già sto rettino, porca miseria. Sì. Ancora. Bellissima ragazzi. E c'è. Questa è una di quelle piccole. Un bel amore ragazzi.